Ciao a tutti e benvenuti sul canale, inizio ricordandovi ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche perché porterò molte altre guide su League of Legends e tante altre cose riguardanti il mondo dei videogiochi in generale. Ma adesso iniziamo con questa prima parte di video in cui vi spiego le abilità di Fiddlesticks, poi ci sarà una seconda parte di video invece in cui andrete a vedere proprio come giocarlo all'interno di una partita. Allora, iniziamo parlando della passiva di Fiddlesticks. Il trinket, quindi le ward di Fiddlesticks, viene sostituito dalle effigi dello spaventapasseri, che sono queste. Quando vengono scoperte dai nemici, le effigi fingono di essere Fiddlesticks per un breve periodo. Se Fiddlesticks non si muove per 2 secondi, finge di essere un'effigie, quindi ci potrebbe essere confusione nei nemici quando incontrano uno scenario di questo genere e non riuscirebbero bene a capire chi è l'effigie e chi è effettivamente Fiddlesticks, ok? A livello 6 le effigi rivelano i lumi vicini per 6 secondi, quindi fanno un po' da trinket rosso, ok? Come vedete in quest'area. Questo è quello che riguarda la passiva. La Q è un attacco che ci fa questo, quindi spaventa il nemico, questo è il range, e impaurisce un bersaglio per 1,75 secondi e infligge il 12% della salute attuale del bersaglio in danni magici. Se invece il bersaglio è stato impaurito di recente, Fiddlesticks infligge il 25% della salute massima in danni magici, ma non lo impaurisce più, ok? Quindi se noi lo impauriamo e poi utilizziamo la Q, lui non verrà più impaurito, ma subisce danni maggiori. Possiamo impaurirlo in quali altri modi? Ora lo vediamo. Infatti la passiva della Q dice che quando Fiddlesticks non è visibile e è fuori dal combattimento, oppure quando si finge un'effigie, danneggiare un nemico con un'abilità impaurisce per 1,75 secondi. Adesso ci stiamo fingendo un'effigie, quindi pam, impauriamo il nemico, ok? Se fossimo comunque fuori dal combattimento e fossimo in range per utilizzare la E, noi comunque impauriremmo il nemico, ok? Perché saremmo fuori dal combattimento e saremmo invisibili, non visti dai nemici, ok? Quindi possiamo impaurire i nemici con qualsiasi abilità, a patto che siamo invisibili, cioè a patto che siamo fuori dal combattimento e non visibili al nemico, oppure che ci stiamo fingendo delle effigi. Quindi se io aspetto qua, per esempio, qua, non attaccare, fermo, e mi fingo un'effigie, io adesso posso attaccare il nemico e impaurirlo con qualsiasi abilità, non solo con la Q. E quindi la Q che farei farebbe più danni ma non impaurirebbe il bersaglio, come è successo adesso. La W, raccolta abbondante, Fiddlesticks, praticamente facciamo questo. Questa è l'area d'attacco, noi rubiamo salute e facciamo danni ai nemici ai quali stiamo vicini, ok? E questo vale per nemici ma anche per campi della giungla, per esempio. Per esempio se io mi avvicino qua, ok, con la W sostanzialmente mi curo dei danni, di una parte dei danni che infliggo con la W. E l'ultimo secondo di attacco della W fa il 22% della salute mancante dei nemici come danni magici, quindi infligge ancora più danni al nemico a seconda della salute mancante. Più un nemico ha salute bassa, più danni facciamo con l'ultima parte della nostra W, ok? È quindi fondamentale riuscire a tenere i nemici vicini mentre usiamo la W, e per farlo quindi possiamo per esempio impaurirli e poi usare subito la W, così che non riescono ad allontanarsi da noi quando la usiamo. La E è quella che avete appena visto, mietitura, quindi praticamente facciamo un attacco a mezzaluna che infligge danni magici e rallenta i nemici, ma i nemici al centro dell'area invece di essere rallentati sono sia rallentati che silenziati. Quindi se facciamo così, lui è solo rallentato e è spaurito perché ovviamente facevamo finta di essere un'effigie. Se invece lo colpiamo anche al centro, con il centro, vedete che è anche silenziato, ok? Quindi se noi facciamo ok, così solo rallentato, così
rallentato e silenziato. E poi c'è la R, che è l'abilità fondamentale di Fiddlesticks, che si chiama Tempesta di Corvi. Noi canalizziamo per un secondo e mezzo e poi ci teletrasportiamo nella direzione in cui è il nostro mouse e facciamo danni nell'arco di 5 secondi. Questo significa che noi possiamo, se ci fingiamo di essere un'effigie o se veniamo per esempio da qua, e teletrasportarci in una zona e impaurire i nemici sfruttando la passiva della Q, per esempio in questo modo. Vedete, questo nemico è stato impaurito perché ovviamente era eravamo fuori dal combattimento, eravamo invisibili al nemico e quindi possiamo impaurire il nemico con qualsiasi abilità, anche con la R. Quindi ci teletrasportiamo, R, impauriamo, W, continuiamo a fare i danni della R e in più danni della W, poi ovviamente Q e eccetera eccetera, ok? Quindi la R è fondamentale per far danno e la cintura razzo Hextech e la crescita di Ionia ci vengono molto in aiuto quando dobbiamo ingaggiare sui nemici, perché possiamo colmare la distanza fra noi e il nemico con la cintura razzo e mantenerci vicini ai nemici con la velocità di movimento che la cintura razzo ci dà. Cioè, dopo che noi utilizziamo la cintura razzo abbiamo il 50% di velocità di movimento. Quindi mettiamo, noi utilizziamo la R, poi la cintura razzo, cioè abbiamo velocità di movimento che ci consente di stare vicino ai nemici, poi utilizziamo la W, poi la Q, poi la E, eccetera eccetera, ok? Quindi la cintura razzo molto utile per questo motivo, e è anche utile la clessidra di Zonia per un altro motivo, perché noi possiamo teletrasportarci qua e poi ignorare tutti i danni che loro ci fanno, ma continuare a fare danni utilizzando l'attiva della clessidra di Zonia. Quindi queste sono le abilità di Fiddlesticks, queste sono le rune: Electroshock, Colpo Basso, Collezione di Bulbi, Cacciatore Supremo, Intuito Cosmico, Tempismo Perfetto, Potere Magico e Armatura. Per quanto riguarda la build, invece, andiamo nel set di oggetti e ci prendiamo gli oggetti di Fiddlesticks, che sono... questi sono gli oggetti core, quindi quelli imprescindibili: la cintura razzo Hextech, i calzari del mago e la clessidra di Zonia. E poi potete scegliere fra questi quattro oggetti: l'abbraccio demoniaco, il morello Nomicon, il copricapo di Rabadon e il bastone del vuoto. Adesso, finita questa parte iniziale di spiegazione, vi lascio al gameplay di Fiddlesticks Jungle in Season 11. Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Quarz e oggi vi voglio portare una guida per la Season 11 per Fiddlesticks in giungla. Questa non sarà una super guida, ma è una guida normale. Se siete interessati alle super guide, potete, mentre prendo gli oggetti, potete seguirmi su Instagram, mi trovate come QuarzoGMS, comunque vi metto qualcosa qua sullo schermo, perché una volta che uscirà la super guida di Rammus, questi giorni dovrebbe uscire, e farò un altro sondaggio su Instagram per decidere la prossima super guida. E se volete partecipare al sondaggio, la maniera migliore è sicuramente quella di seguirmi su Instagram e poi quindi partecipare al sondaggio appena esce. Quindi ecco, vi ricordo questa cosa, insomma. Oddio, non posso prendere, perché? Ah già, perché sono Fiddlesticks. Non ci pensavo che con Fiddlesticks non puoi prendere la lente dell'oracolo perché c'hai le ward. Comunque, iscrivetevi al canale per seguirmi anche qua su YouTube, ovviamente, e attivate anche la campanella delle notifiche, così che sapete quando vado in live. Ora, iniziamo quindi a parlare di questo Fiddlesticks. I can solo go to lane. Innanzitutto, vedete che come prima abilità abbiamo preso la W. La W ci consente di... attacca, grazie. Ci consente di fare questo. 2, poi pam, noi praticamente facciamo danni e ci curiamo di una parte dei danni che facciamo ai nemici. Quando si avvicinano i Raptors ripremiamo W e in questo modo riusciamo a fare una clear che ci fa stare molto molto in salute, molto di più rispetto a qualsiasi altro tipo di clear, come vedete. Perfetto, poi seconda abilità prendiamo la E. E la terza, livello 3, mettiamo un altro punto nella W, ok? Quindi la clear di Fiddlesticks vedete che è molto particolare. Quindi, no, non dovevi...
ho sbagliato, va bene. Quindi, la WP ci consente di, in questo range, rubare salute ai nemici, che siano campioni, che siano mostri della giungla. E oltretutto l'ultimo tick del danno che facciamo con la W fa danno in base alla salute mancante del nemico. Quindi meno salute il nemico ha, più danni facciamo con l'ultimo pezzo della W. Questo significa che possiamo fare più danni ai nemici con poca salute, ok? E questo ovviamente è molto importante perché ci consente di avere un execute nel nostro kit. Dopo questa prima clear, recolliamo e andiamo direttamente in topside. E ci iniziamo a prendere il nostro primo item, che è la Hextech Rocket Belt, ok? Quindi la cintura a razzo Hextech. Poi vi faccio vedere bene la build. Intanto vi dico le rune: Electroshock, colpo basso, collezione di bulbi, cacciatore supremo, intuito cosmico, tempismo perfetto, potere magico e armatura. E ok, adesso possiamo continuare la nostra clear, mettendo magari questo qua. Perché quello che dobbiamo fare con Fiddlesticks in early game è farmare molto. Poi quando arriviamo al mid game, sostanzialmente possiamo smettere, tra virgolette, di farmare. Cioè smettere è ovviamente un'esagerazione, però possiamo permetterci di non farmare così tanto. Ricordate sempre di fare i campi insieme, se potete, con la W. In questo modo riuscite a avere una clear più efficiente. Quindi quello che dovete fare con Fiddlesticks è farmare molto, sostanzialmente. Perché questo vi consente di avere un vantaggio sui vostri nemici tramite il farm, che è la maniera più safe di accumulare vantaggio sicuramente. E adesso ci andremo a fare la clear da i Raptors a giù, e ci possiamo prendere a livello 4 anche il Fear, ok? All'inizio prendiamo due punti in W perché ci consentono di fare una clear ovviamente più efficiente e più veloce anche. Quindi la W ve l'ho spiegata, rubiamo salute e facciamo danni ai nemici. La E invece ci consente in questo range di tirare una falciata. Questa falciata questa falciata fa danni 1, ok, c'è il Fear, W, e voilà, e kill presa, e possiamo farci il drago adesso. Adesso possiamo farci il drago. La W è questa, vedete, fa una falciata che fa danni, è ok, ma al centro fa danni e rallenta. Al centro silenzia anche i nemici se colpite un nemico con il centro di questa abilità, ok? Quindi molto importante il silence in realtà, anche se non sembra. Non siamo abituati a dire che è un crowd control importante, in realtà è molto importante. E ok, fammela prendere a me, te prego. Grazie. Adesso vado a farmi il i Wraiths, cioè no, i Wraiths, i Gromp e poi i Krags, ce l'ho fatta a dirlo. E poi recolliamo. Ok, quindi la W, succhiamo salute, la E, facciamo danni, rallentiamo e silenziamo il nemico se becchiamo il nemico con il centro della nostra E, perché non è un'abilità, è un'abilità, uno skill shot, quindi dobbiamo beccarci per riuscire a colpire il nemico, non è che clicchiamo sul nemico e lo colpiamo automaticamente. E prendiamo intanto l'alternatore, e io prenderei questo e gli stivali, perfetto. Quindi W e vista, la Q terrore. Allora, la Q è invece un'abilità a bersaglio, quindi se noi clicchiamo Q su un bersaglio, lo spaventiamo e gli facciamo il 7% della sua salute attuale in danni magici, ok? Invece se il bersaglio è stato impaurito di recente da Fiddlesticks, riceve più danni. Voi dite, come famo a impaurire il nemico se lo impariamo con la Q? Sostanzialmente, quando Fiddlesticks non è visibile ed è fuori dal combattimento, oppure si finge un'effigie, poi vi spiego cosa significa dalla passiva,
E danneggiare un nemico con un'abilità lo impaurisce, ok? Quindi se siamo fuori dal combattimento, se i nemici non ci vedono, noi impauriamo il nemico con qualsiasi nostra abilità, quindi anche con la R, per esempio, o con la W o con qualsiasi altra abilità, anche con la E, per esempio. Oh, vorrei io andare qua, perché ho anche la R disponibile. Va bene. Oh, una volta arrivati a livello 6, le nostre ward, che avete notato già dall'inizio sono un po' particolari, diventano anche delle pink, ovvero ci consentono di vedere se intorno ci sono nemici. Oh, io tipo qui posso utilizzare la R. E far fuori tranquillamente. Utilizzo questo. La W, la Q e ce l'abbiamo fatta. Ok, è stato importante qua utilizzare il lo stopwatch, perché sennò non sarei riuscito a sopravvivere. Io adesso recollo però, perché sono molto basso in salute. L'unica cosa, in realtà potrei aiutare lei a pushare, perché ho la W e oltretutto posso anche recuperare un po' di salute, quindi lo facciamo con piacere. Perfetto, adesso recolliamo, anzi ci possiamo prendere addirittura il l'Herald. Quindi è stato molto importante lì utilizzare lo stopwatch, cioè ci ha consentito di sopravvivere sostanzialmente. Comunque avete visto che una volta arrivati al livello 6 siamo arrivati alla zona del Power Spike con Fiddlesticks. In early game potete tranquillamente dedicarvi principalmente a farmare, ok? Anche se mi avete visto essere un po' più aggressivo, questo è perché il game mi ha consentito di farlo. Ok, perfetto. Ho ucciso il messaggero intanto, così lo prendiamo. Loro hanno ucciso anche coso, bene. E adesso full clear. Lascio l'Herald top e poi vado a fare una full clear dalla top side alla bot side, senza nemmeno fermarmi a prendere il gold delle plate, non c'è bisogno. Ok, la R, come avete visto, è un channel, quindi dobbiamo canalizzare per qualche secondo prima di poterla utilizzare. Vedete, quella è la fear che infliggiamo ai nemici quando non siamo in combattimento, ok? Se non siamo in combattimento noi... Oh no, ho resettato il Gromp, che sfiga. Forse no. Quando non siamo in combattimento qualsiasi abilità spaventa il bersaglio, sostanzialmente. Poi continuiamo come seconda abilità da maxare, maxiamo la Q, ok? Terrore. Adesso facciamo la clear fino a giù e poi vediamo. Quindi, quello che vi dicevo prima, in early game potete tranquillamente essere molto più difensivi e pensare quasi esclusivamente al farmare. Ma poi, da quando avete la R, sostanzialmente, da quando avete la R potete iniziare a gankare parecchio. La R funziona così, è un channel, come vi dicevo, quindi dovete canalizzare per qualche secondo, ovvero star fermi, per un secondo 0,5, e poi ci teletrasportiamo e scateniamo uno stormo di corvi che infligge tanti danni magici nell'arco di 5 secondi. Ovviamente per infliggere tanti danni è inevitabile, cioè è impossibile infliggere tanti danni se i nemici non sono all'interno di questo range. Per fare in modo che i nemici siano all'interno di questo range possiamo rallentarli con la E, ma anche spaventarli, e li possiamo spaventare o con la Q, se utilizziamo la R da dentro il combattimento, cioè, ma non dovrebbe essere una cosa che facciamo. Di solito dobbiamo utilizzare la R prima che il nemico ci veda, ok? In modo che lo sorprendiamo. E utilizzare la R prima che il nemico ci veda, in modo che lo sorprendiamo, significa che il nemico verrà anche spaventato per la passiva della Q, ovvero quando non siamo visibili ai nemici le nostre abilità spaventano i nemici, qualsiasi nostra abilità spaventa i nemici, ok? Ok, non riusciamo purtroppo a far nulla, però
Lei dovrebbe essere morta. Ok. L'ho uccisa con lo smite perché era la cosa migliore. Mettiamo giù una cosa che vi ricordo. Le ward a livello 6, le ward di Feedstick sono degli... praticamente imitano Feedsticks, ok? Sono delle copie di Feedsticks. I nemici non le vedono così, ma le vedono come Feedsticks fermo, ok? Questo significa che... ok. Ah, non ce l'ho fatta. Pensavo di riuscire a farli fuori, sinceramente. E pensavo anche che Pike mi avrebbe aiutato. Però vabbè. Ho utilizzato la R per uscire da qua e ucciderli. Ma Pike non mi ha seguito. Ok, comunque. Cintura a razzo Hextech. Adesso vi parlo anche della build, scusate, che è una cosa di cui non ho parlato ancora. La build ce l'abbiamo qua. Fiddle. Ed è questa. Cintura a razzo, calzari del mago, eclessire di zonia come item core, quindi che dobbiamo prendere sempre. E poi scegliamo tra quegli altri che ci abbiamo qua, quindi l'abbraccio demoniaco, scusate ve li faccio vedere, l'abbraccio demoniaco, il morello, il copricapo di Rabadon, il bastone nel vuoto, quindi core 1, 2, 3 e poi 1, 2, 3, 4. Importante la zonia perché ci consente di fare una cosa molto figa, ovvero di utilizzare la R e di continuare a far danni ai nemici mentre siamo nella zonia, ok? Quindi noi possiamo premere la R, entrare nel combattimento, poi premere la zonia e sostanzialmente diventare invulnerabili per qualche secondo. E in questo modo riusciamo quindi a non prendere danni e fare tanti danni. Ok, lei dovrebbe essere morta, perfetto. Io vado a prendere il drago, che è la cosa migliore da fare al momento. Anzi, sapete che ganchiamo qua. E ci abbiamo la cintura a razzo che ci consente di utilizzare la R e poi, guardate, R, cintura a razzo, così li raggiungiamo e uccidiamo il nemico. La cintura a razzo è importante perché ci consente, sì, di raggiungere i nemici, ovviamente, no? Io ho flash Q, se voglio. Ok. Ha flashato oltre il muro, dovremmo riuscire a prenderlo. Perfetto, con la W. Ok. Non ricordo bene cosa stessi dicendo, però avete visto che... oh, che fa? L'abbiamo preso noi. Ah, ecco, la cintura a razzo. La cintura a razzo ci consente di colmare la distanza con il nemico, ok? Se noi utilizziamo la R e non siamo proprio in range, possiamo utilizzare la cintura a razzo per avvicinarci, perché vedete, facciamo uno scatto con l'attiva di questo oggetto. Oltretutto, dopo aver utilizzato la cintura a razzo, facciamo con la cintura a razzo facciamo anche danni, tra parentesi, una volta utilizzata la cintura a razzo otteniamo il 50% di velocità di movimento verso i campioni nemici, ok? Quindi questo significa che noi possiamo continuare a rimanere in range della nostra R, in range dei nostri campioni nemici con la R, utilizzando la velocità di movimento bonus della cintura a razzo Hextech, ok? Quindi noi facciamo R poi cintura a razzo, in questo modo rimaniamo in range dei nemici e continuiamo quindi a far tanti danni con la R. Ok, uccidilo, grazie. La combo base che possiamo fare con Feedsticks è ovviamente, per fare il più danno possibile, W, autoattacco. Allora dipende, perché quello che dobbiamo sempre tenere in conto è se il nemico è spaventato o no. Noi dobbiamo cercare di spaventare il nemico quando utilizziamo la W, in modo che il nemico è fermo per più tempo e quindi la nostra W, ok, questo è morto, e quindi la nostra W riesce a far danni per tutto il tempo che noi vogliamo, perché noi non possiamo morci quando utilizziamo la W. Quindi il nemico deve essere spaventato o quando utilizziamo la W o quando utilizziamo la R, ok? Perciò le nostre combo andranno sempre a basarsi intorno a questo. Se abbiamo la R up, quello che dobbiamo fare è utilizzare la R prima di entrare nel fight, in modo che spaventiamo il nemico con la R, gli facciamo tutto il danno che dobbiamo fare e utilizziamo anche la W poi per massimizzare il danno.
Perfetto. Invece, se non abbiamo la R e stiamo comunque fightando per qualche motivo, è importante spaventare il bersaglio con la Q. Ok, qui non c'è il coso. Spaventare il bersaglio nemico con la Q e poi utilizzare la W per far danno al nemico per più tempo. Perché anche la W, cioè è facile scappare dalla W di Fiddlesticks, basta che vi allontanate, no? Però se il bersaglio è spaventato non può allontanarsi. Cioè non può allontanarsi, no, non può muoversi come vuole. Allora, qua abbiamo la possibilità di utilizzare la R. È difficile farlo su di lui, perché lui ha la E. Però credo che riusciremo a spaventare. Ah no, c'era una ward lì. Vabbè, l'abbiamo ucciso comunque con la nostra E. C'era una ward. Perché dico c'era una ward? Perché quando ho utilizzato la R, lui non si è spaventato. Ok? Il fear non si è attivato. Il fear della R grazie alla passiva della Q. E questo significa che lui aveva visione di me. Io direi che possiamo andarcene da qua. Perché siamo un po' pochi. Ok, bene. A questo punto io mi prenderei questo. E recollerei perché abbiamo tanto gold e possiamo prendere finalmente la clessidra di Zonia. E vi posso far vedere come utilizzare l'attiva della clessidra contro di loro. Io prenderei l'abbraccio demoniaco, per adesso prendo questa e una pink. E vi posso far vedere come utilizzare quindi. Quello che dovremmo fare è R, entrare nel fight, e W, no, R, entrare nel fight. La cintura a razzo e W, e se c'è bisogno possiamo utilizzare anche la clessidra. Per esempio, potremmo fare una roba più semplice che è R e clessidra di Zonia, in modo che continuiamo a far tanti danni. E poi utilizzare la cintura a razzo per avvicinarci ai nemici e magari spaventarli con la Q, come in questo caso. W. Flash per scampare dal danno di Lux, della ulti di Lux. Potevo anche utilizzare la clessidra di Zonia in realtà, non ci ho pensato, sarebbe stato forse la cosa migliore perché in quel modo non avrei utilizzato il flash, la cosa migliore era sicuramente quella. Ok, io vado a farmi il Baron, non so se sia proprio la soluzione migliore, però va bene. Spaventiamo sto stronzo e ce lo prendiamo senza utilizzare lo smite. Dovremmo riuscirci, perfetto. Tanto io non ho tanto danno e non è che il Baron lo prendiamo o non lo prendiamo con il mio danno. Il DPS che ho non è molto alto. W e poi appena riusciamo. Arca miseria, giustiziato, vabbè. Perfetto. Baron preso, loro stanno prendendo il drago, che in realtà è un po' rischiosa come cosa, ma va bene. Importante che prima maxiamo la W e poi la Q, eh. Possiamo anche fare, che ne so, 3 punti sulla W e poi maxare la Q. È una cosa che si può fare, a seconda di come sta andando ovviamente la vostra partita. W. E ora io recollo, perché non abbiamo i raptor. No, i raptor ci sono quasi, quindi aspetta. Mi faccio tutta la clear e poi recollo. In questo modo ho più gold per l'abbraccio demoniaco, eccetera. Qui non c'è nessuno, quindi bene. Yep. Prenditi il blu pure se vuoi, Seraphine. Anche se Seraphine non è che sia. Bah, 1, 2, 9. Non ha molto senso, era meglio che me lo prendevo io, ma va bene. Gli abbiamo detto di sì, quindi sì sia. Vedete, è importante che il bersaglio sia spaventato quando utilizziamo la W. In questo modo non può evitare il danno che gli facciamo, ok? Fiddlesticks gira tutto intorno a questo. Avere i bersagli spaventati mentre gli infliggiamo danno, o con la W o con la R.
si sono arresi. Va bene, ragazzi. Allora, questa è la guida per Feedsticks in Season 11. Credo sia stata abbastanza chiara, spero vi sia piaciuta. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate nella sezione dei commenti. E io vi ringrazio per aver visto il video. Vi ricordo che potete seguirmi anche su Instagram, QuarzoGMS, in modo da poter dire la vostra sul sondaggio che farò sulla prossima super guida. Se non sapete cosa sono le super guide, ce l'avete qua in descrizione. Sono guide molto molto dettagliate, molto più dettagliate di queste, insomma. Quindi se volete dateci un'occhiata e venitemi anche a seguire su Instagram, QuarzoGMS. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.